Ciao a tutti, guardate chi c'è con me. Benvenuti in questo nuovo video, mi stavo dimenticando di dirlo. Comunque l'ho portata a mangiare un po' d'erba perché oggi ho mal di collo e non mi sento di montare. E niente, siamo qua davanti al maneggio. Se vedete una struttura diversa è perché l'ho portata più vicino, per averla più vicino, non perché dove ero prima mi trovavo male, anzi mi sono trovata benissimo, ed è grazie alla mia istruttrice Paola. Se in questi anni, in questi 3 anni che sono stata da lei, sono riuscita a capire bene la cavalla, quindi l'ho avvicinata solo per una questione di comodità, non perché dove ero prima mi trovavo male. E adesso non so, posso raccontarvi un po' della Frizzi, se vi va. Ve la faccio vedere, sì, vabbè, giro l'inquadratura. Comunque lei è la Frizzi, è una femmina di Quarter Horse di 9 anni, quindi è una cavalla giovane. Ha fatto delle gare di reining, ha fatto le gare di reining con me nell'associazione La Quarter. Siamo arrivate finaliste nel 2017 in Ranch Riding e Reining nella categoria Rookie. E io non so bene perché nella Quarter la categoria Rookie si chiama, mi sembra Amateur Rookie, ha due nomi, ma io non mi entra in testa. Sono abituata alle categorie della IRRA, che sono, cioè, c'è la Rookie, la Non Pro e quelle cose. Invece nella Quarter fanno anche, mi sembra c'è la Amateur, Novice, Open, vabbè, comunque cose che non mi entrano in testa. Comunque siamo arrivati finaliste nel 2017, abbiamo fatto la finale a 23 Quarter Horse. La Frizzi è stata addestrata da Filippo Masi e Dido Masi, che sono due grandi trainer della provincia di Siena. È arrivata da un buon allevamento, da uno dei migliori allevamenti, direi, non per vantarmi. E niente, se la volete conoscere, poi ha fatto il Futurity a quando aveva 3 anni, adesso come ho detto ne ha 9. Ha fatto nel Futurity, ha marcato 208-210, però non accedendo alla finale Open. E lei è figlia di Smartaz, che è uno smart littellina, e nella linea da parte di padre c'è il Peppy Sun Badger, e la mamma invece è la Frizzing Sara, che è una Barfield Fritz, è su Sara Solano. Barfield Fritz è campione del mondo di reining, la Sara Solano è una delle prime cavalle che ha vinto il Futurity qua in Italia, mi pare che l'ha vinto nell'87, se non sbaglio, perché è dell'85, quindi sì, dovrebbe essere dell'87. Ok, la Frizzi adora l'erba. Niente, non so cosa dirvi, è una cavalla che comunque di carattere è coraggiosa, non si spaventa facilmente, anzi non si spaventa proprio, perché lei è proprio coraggiosa, per fortuna. È molto curiosa, intelligente, golosa, golosissima, adora le carote, i biscotti, specialmente quelli della Leovette al miele, miele mango, che sono dolcissimi. Quando si apre la scatola viene fuori un odore che è qualcosa di spettacolare, e penso che siano buoni quasi anche per noi a sentire l'odore. Niente, da montare una cavalla generosa. Non ci siamo subito intese, però adesso penso che è arrivata l'intesa grazie a Paola, che è stata testarda e non ha mollato su di noi, e quindi la devo ringraziare ancora tantissimo per quello che ci ha fatto, per quanto ci ha aiutato, perché lei sapeva che la cavalla era buona e mi ha aiutato a non mollare. Queste siamo io e lei. Comunque, quello che dicevo, che sì, ce l'ho da 6 anni, perché l'ho comprata dopo che ha fatto il Futurity. All'inizio, come ho detto, non, c'è stato un po' di incomprensione tra le due, perché comunque io arrivavo da Vanilla, cioè nel senso, per me è stato un trauma quello che è successo alla cavalla, nel senso che si era rotta la gamba e tutto, e quindi ero abituata a lei, ho fatto un po' fatica a abituarmi alla Frizzi, però alla fine il mio errore è sempre stato quello di
volere una cavalla come Vanilla e non apprezzare la cavalla in quanto, insomma, è difficile trovare parole, che non l'ho apprezzata per quello che era, per le sue qualità, perché ogni cavallo va apprezzato per le sue qualità e ogni cavallo ha qualità diverse e difetti diversi. C'è stata veramente una confusione, non che ci sto capendo neanche io. Comunque alla fine, dopo molto tempo, meglio tardi che mai, ci siamo capite. Cioè, io ho capito lei, perché lei era sempre pronta, lei sperava che aprissi il mio cuore nei suoi confronti, invece io sono un po' testona, però alla fine adesso mi trovo bene con la cavalla e quindi sono molto contenta. È una brava cavallina, molto carina, che si sta sporcando tutta. Fai vedere un po', ecco, sta sporcando tutta, si è riempita di cosi qua, cosi, boh, così, dell'erba dappertutto. Vero Frizzi? Chissà che vlog strano che esce, non si capisce la mazza. Ci stiamo allontanando dal maneggio e ho lasciato lo zainetto per terra, tanto qua non viene nessuno a rubarmelo, però ho il cellulare nuovo e sto registrando con quello vecchio, perché quello nuovo mi dà problemi. Cioè, non è che riesco, però è un po' più facile con questo, perché l'altro, beh, avevo spiegato in qualche vlog, è un po' macchinosa la storia. Cosa dici? Dopo il vlog confusionario, che non si capisce niente della storia, di cosa ho detto, e tutto, possiamo anche salutare. Cosa dici? Salutiamo. Sì, dai, salutiamo. Io e la Frizzi vi salutiamo. Questo è il vlog super confusionario. Grazie, molto gentile. Vuole tornare a mangiare l'erba? Mi raccomando, mettete like, iscrivetevi, se no verrà a mangiarvi tutto il giardino questa cavalla golosa.